Iniziamo però subito con la carrellata di premi, con un premio speciale alla memoria di uno degli imprenditori più lungimiranti che l'Umbria abbia mai avuto. È un premio Fair Play speciale, come detto, nel ricordo dell'ingegner Walter Baldaccini, a quale facciamo un grande applauso. Siamo nel primo tempo del derby fra Perugia e Ternana al Curi lo scorso 5 marzo, quando accadde questo episodio. Chiamiamo allora proprio sul palco i due protagonisti, il difensore del Perugia Nicola Belmonte e il centrocampista della Ternana Manuel Coppola. Grande. Vives per Coppola, l'inserimento di Coppola al pallonetto e la palla in porta, un gol bellissimo di Coppola, 1-1. 5 a saltare la battuta in mezzo, viene detto anticipato da Sartor, non è finita, Coppola, secondo, 1-0, Zana, Coppola, sotto la nord, un gol straordinario. Eccoli qua, Manuel Coppola e Nicola Belmonte. Allora, un grazie speciale a Nicola, perché Perugia Calcio questa sera ha una cena, si è assentato per essere qui a ritirare questo premio. Però sai, Manuel, qua a Perugia lo chiamano addirittura Bomber. Tu hai giocato insieme a lui a Catania, credo non abbia mai segnato prima di arrivare a Perugia, dove ha realizzato 2 gol quest'anno. No, infatti si è sbagliato. No, è un grande calciatore secondo me Nicola. Invece pochi ma buoni, perché 3 gol praticamente in carriera, però hai visto che gol che ha fatto Manuel. Manu ha fatto dei gol epici, diciamo che non è un goleador, però quando li fa belli. Da quando ha conosciuto te però si è fermato. Infatti, siamo in due però. A consegnare il premio chiamiamo allora qui sul palco l'amministratore delegato di Umbria Group, il figlio di Walter, l'ingegnere Antonio Baldaccini. Buonasera ad Antonio Baldaccini, chiamiamo sul palco anche Marco Taccucci, presidente di giuria, e Luca Marchetti, uomo di punta di Sky, che stasera ci ha fatto l'onore di essere qua con noi. E poi eccoli qua sul palco. Prego. La platea è tutta tua, Antonio, consegna il premio Fair Play Walter Baldaccini a Nicola Belmonte. Quando mi hanno chiesto di fare una testimonianza, penso sul mio papà, c'è poco da dire, per chi l'ha conosciuto, penso è una persona che ha dato molto alla società, ma non solo nel mondo imprenditoriale, ma anche nel mondo del calcio. E se a me è stato chiesto di portare avanti questo diciamo importante segno per la comunità del Fair Play, penso che sia di onore non solo per me, ma per tutta la società che rappresento. Grazie davvero Antonio. Premio Fair Play anche per Manuel Coppola. Allora, ora facciamo una cosa, il premio lo lasciate un attimo a Luca Marchetti, lo consegno io, a Marco Taccucci, noi ci prendiamo, sì, esatto, solo per reggere il premio Luca, esatto, non è da tutti, però ora noi ci prendiamo un pallone, chiedo a Giulia di portarci un pallone, che cosa facciamo? Rifacciamo la scena qui sul palco, vai Nicola con Manuel, riproviamo. Che lo mettiti seduto, puoi fare quello che vuoi, ti metti giù a terra, è un palco pulito, vai. Ti metto così, dai. Così gliela facciamo, vai. No, per terra. O per terra o nulla, mettiti giù Manuel, vai. Giocatori di Serie A e Serie B, tranquillo Emiliano, a te non toccherà questo. Vai. Grazie ragazzi.
Ora, prima di lasciarvi, vi lascio in pasto invece a Marco Taccucci e Luca Marchetti. Iniziamo con Luca. Vai. La domanda più evidente è se si sono chiamati prima di venire a essere premiati, perché la stessa maglietta sono messi. Obiettivamente è clamoroso. Obiettivamente è clamoroso. No, la domanda sorge spontanea. È un gesto sicuramente bello in un derby molto sentito, quello fra Ternana e Perugia, in cui c'è stata molto nervosismo in campo, e la risata che ha fatto Manuel dopo che ha preso le due pallonate in testa, più leggere peraltro di quelle di oggi, è stato significativo. La verità è che entrambi non sono due angioletti in campo generalmente, quindi forse per questo è arrivato il premio. No, ci conosciamo da più di 10 anni con Nicola, siamo molto amici, ci sentiamo spesso, quindi ho capito il gesto di Nicola e non c'è stato problema. L'arbitro lo voleva ammonire e io ho detto di non farlo, quindi è stato un gesto simpatico, dai. Quindi alla fine Emanuele ti ha anche tolto un cartellino giallo. Sì, infatti poi l'ho ringraziato per questo gesto, poi come ha detto lui c'è un rapporto che va oltre il calcio, ci sentiamo spesso, quasi ogni giorno, quindi è un amico caro, diciamo. Prossimo derby la pallonata tocca a lui in testa. No, una legnata proprio, no, no. Altro che fair play. Fra l'altro, Luca, vai, fai come fossi a casa tua, gira pure Marco, è stato uno dei primi ad esaltare questo episodio proprio a fine della partita. Immediatamente su GrifoTube ha rilanciato proprio questo episodio, la pallonata simpatica di Nicola Belmonte a Manuel Coppola. Sì, è stato un gesto molto, molto carino, devo dire, perché la settimana è stata molto particolare. Viverla anche nell'ottica del tifoso non è stato semplice, invece credo che la sportività debba sempre prevalere in partite del genere. La cosa che mi ha colpito, al di là del gesto durante la partita, e questo veramente faccio i complimenti a Nicola Belmonte, una cosa che non si è vista perché le telecamere del circuito nazionale non l'hanno ripreso, ma l'ha ripreso un tifoso della Ternana che era in curva sud e ha ripreso il gesto a fine partita, che voglio ancora sottolineare, di Nicola Belmonte, che è stato l'unico giocatore del Perugia ad avvicinarsi ai giocatori della Ternana che erano seduti nella metà campo, chi a terra, chi sconsolato per questa sconfitta che capirete per la Ternana è stata una sconfitta importante perché maturata in un derby. Nicola Belmonte si è avvicinato a tutti i giocatori della Ternana, ha stretto la mano, ha risalutato a fine giro Manuel Coppola e questo gesto mi ha profondamente colpito e credo che il premio dedicato all'ingegnere Walter Baldaccini sia un premio che Nicola Belmonte e Manuel Coppola si siano veramente meritati.